rocket, cause I'm about to board the world's first rocket, and I need to remember where I came from. And I'll leave it for as long as I can, until it falls and breaks and it crumbles like sand. Siamo con Pisano, portiere imbattuto, cioè sei stato sfortunato perché i tuoi avversari non hanno messo la barriera sulla punizione e preso un gol, però è come se fossi imbattuto perché hai fatto davvero tante parate, hai tenuto in gioco la tua squadra, una partita difficile anche se partivate a vantaggio all'andata, poi l'hanno sbloccato i tuoi attaccanti e comunque conducete 3-1. Sì, penso è una buona partita, gli avversari ci hanno messo in difficoltà all'inizio, ma alla fine siamo riusciti a sbloccare il risultato. All'andata partiamo 4 gol di vantaggio, quindi adesso dobbiamo riuscire a gestire e aumentare il vantaggio, perché è una partita difficile, quando si parte sempre in vantaggio, poi psicologicamente queste partite sono difficili. Però sulla prossima punizione metterai la barriera? Sì, la metterò, anche se diciamo il difensore era il difensore quell'uomo, però... Ammetto. Il segreto sono le Vans che usi per parare, per giocare. Sì, sì, mi trovo bene, mi porta una fortuna. Un bocca. Siamo con Miraglia, mi ero in campo questa partita, ho fatto 2 gol di tacco oggi. Sì. Diciamo il tacchetto caldo, diciamo. Avete giocato bene, forse un po' rilassati per il risultato dell'andata, però alla fine avete vinto anche il ritorno, avete dimostrato la vostra superiorità.
Sì, la partita è stata abbastanza semplice. Il secondo tempo non ci siamo impegnati come... Cioè, non abbiamo giocato al 100%, diciamo, perché la partita l'avevamo in tasca, allora ci siamo un po' divertiti, diciamo. Diciamo che se non ci fosse stato il vostro portiere, gli avversari nel primo tempo hanno creduto di poter recuperare il risultato, infatti hanno fatto tanti tiri. Il vostro portiere verso qua. Forse infatti, un primo tempo in cui voi praticamente non siete scesi in campo. Un primo tempo che si concludeva sul 2-0 per loro poteva diventare più difficile il secondo. Sì, vabbè, penso che abbiamo il miglior portiere del torneo, cioè veramente forte. Poi non lo so la partita come sarebbe andata, ma li saremmo impegnati di più, non lo so. Comunque è andata bene, siamo felici di questo. Passate al prossimo turno, la vostra ambizione è confermata, volete, come avete dominato il girone, volete... Sì, vabbè, noi giochiamo sempre per vincere, sperando di vincere il torneo. Bocca al lupo, complimenti, buon proseguimento.